Anna Maria Gervasoni, ancora prima di diventare religiosa, perché è lì che ha scoperto la vocazione, proprio in Kenya. Come si può scoprire una vocazione in un Kenya del genere, suora Anna Maria? Beh, il Kenya di 20 anni fa suppongo sia stato diverso, anche perché mi hanno detto che ultimamente il deserto sta scendendo sempre di più verso il sud del Kenya. Ecco, io ho fatto diverse esperienze missionarie in Kenya come volontaria nel periodo estivo, perché sin da piccola ero affascinata dalla missione, dai missionari. Nel mio paese poi abbiamo delle figure di missionari piuttosto rilevanti, ecco. E mi è capitato, ecco, per caso o forse non per caso, di incontrare questa associazione Africa Oggi di Milano, che prepara giovani per questo tipo di esperienze brevi, estive, in terra di missione. E così sono andata. E per caso, ma forse ancora non per caso, sono finita in una missione salesiana, nel deserto. Ecco, io la prima esperienza che ho fatto è stata, diciamo, deludente, perché io ero andata per salvare l'Africa. Ma devo dire che poi ho scoperto che l'Africa ha salvato me, ecco. E siccome non ero Sempre così. soddisfatta di questa prima esperienza, ci sono tornata poi altre 6 volte. E ho scoperto che perché volevo andare in terra di missione? Per fare cosa? Per salvare nessuno, perché ho visto che non c'era niente da salvare, nessuno da salvare. Ma giusto per vivere con la gente, come il professore ha detto, no? Condividere. Giusto stare con loro e vivere come loro, ecco, così come sto facendo adesso. Io non sono qui a fare grandi cose, io sto vivendo con questa gente, no? Con le ragazze soprattutto perché abbiamo questo ostello con le ragazze, sto vivendo con loro quotidianamente, giorno e notte, sento le loro storie, racconto le mie storie, studiamo insieme, facciamo giardinaggio insieme. Ecco, questo è l'importante, il vivere insieme, provenendo da posti diversi, da culture diverse, da società diverse, ma è Sapere una possibile stare cosa, lei. insieme, vivere insieme e stare bene insieme, no? Essere allegri insieme. Poi incoraggio sempre molto i giovani quando torno in Italia a fare esperienze del genere, perché il primo impulso, diciamo, la prima cosa che affascina è l'esoticità, no? L'Africa o terra di missione, no? Quella poi è una E terra questo va strana, bella, bene, esotica, attira, ti ma piace. poi le scoperte che si fa sono infinite, se si tiene appunto il cuore aperto.